Tipo io che quando vado ad inquadrarmi mi metto le sopracciglia così perché sembra che sono storte. In realtà sono storte, ma non ce ne frega un cavolo! Video dei detersivi, svuota la spesa, detersivi e prodotti per la cura della persona. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi sposto un po' così perché sono stato veramente 3 ore per trovare l'inquadratura, perché questa telecamera non mette a fuoco. Cominciamo subito, altrimenti mi esaurisco prima del tempo. Per la serie ci vedo doppio, oggi ho preso tutto a doppio, ovvero questa confezione di Ace Gentile. Io la utilizzo spessissimo. Questa la utilizzo quasi a tutti i lavaggi, soprattutto quando vado a lavare l'intimo, calzini e tutte quelle cose un po' che possono dare cattivi odori, tipo appunto i calzini. Vado a mettergli sempre una e mezza massimo di, in base anche alla quantità di panni, di questa Ace Gentile. L'alterno alla candeggina delicata dell'omino bianco. Questa in particolare Oxycolor, efficace su tutti i tipi di macchie. Questa la potete ovviamente utilizzare anche per pretrattare le vostre macchie. Qui dietro c'è scritto appunto come andarle a pretrattare e anche come andarla ad utilizzare. Mi raccomando, leggete sempre le etichette per l'utilizzo anche della candeggina delicata, dei vari detersivi, perché dietro c'è scritto in base al peso dei panni, al tipo di macchia da trattare, come andare a utilizzare le quantità che dovete poi utilizzare. Quindi io vi consiglio sempre di andare a vedere questa parte qui, che è tutta la parte dei dettagli. Infatti qui dietro Ace Gentile divide le macchie in 4 categorie: ossidabili come quella del vino, grasse come il grasso di carne, enzimatiche come erba, contenenti particolato come il trucco. Quindi in base al tipo di macchia andiamo a pretrattare. Di solito si versa sulla macchia un po' di Ace Gentile per andarla a trattare e si lascia in posa per almeno 10 minuti e poi si corre subito via al lavaggio. Se le macchie sono più ostinate si può mettere anche 100 ml di questo qui all'interno di 5 litri d'acqua e si va a fare un ammollo di almeno un'ora e poi si corre al lavaggio. Con questo qua mi trovo bene perché i cattivi odori, per esempio, di alcuni panni, tra cui asciugamani eccetera eccetera, vanno a scomparire. Quindi io utilizzo spesso, per alcuni tipi di panni appunto, la candeggina delicata e ve la consiglio di averla sempre in casa. Con questa qui potete pulire anche tante parti di casa, ovvero sempre in 5 litri di acqua 100 ml di questo prodotto qui potete andare a pulire un po' i pavimenti, alcune zone del bagno, la sanitaria eccetera, perché all'interno c'è, se non mi sbaglio, acqua ossigenata, in realtà dovrebbe essere, e quindi va a disinfettare un po' il tutto. È un prodotto top che cerco di avere sempre in casa. Allora, perché ho preso tutti questi detersivi? Allora, quando ci sono i pacchi doppi io vado a dividere l'offerta o con mia mamma o con Anna o con altri amici, visto che io tendo sempre a cambiare e cerco di avere meno scorta in casa di detersivi proprio per non andarli ad accumulare inutilmente, divido la spesa di questa confezione qui, per esempio, con amici o parenti. In questo caso porterò un flacone di questi a mia mamma. 5 minuti solo per parlare di Ace. Comunque, ho preso anche questo qui, non lo prendevo da tempo. In realtà mi sto consultando con alcuni di voi, proprio perché c'era l'offerta ovviamente a doppio pacco, quindi un po' me, un po' mia mamma, un po' Anna, insomma, cerchiamo di dividerci un po' la spesa risparmiando e nello stesso tempo anche andando a cambiare, perché nel caso in cui non ci si trova bene, ne abbiamo preso solo uno e non ci rimane l'altro sul groppone. Perché ho preso Dash? Ho preso Dash perché mi sono consultato con Marco, al quale mando un grandissimo saluto. Marco, io ti ascolto, infatti, perché io vi ascolto, e grazie a lui sono andato a solleticare un po' il mio cervello e mi è suonato il campanello d'allarme sull'acquisto del Dash. Secondo me Dash è molto forte, molto efficace pure, e non lo prendo spesso. Io vi ripeto, amo cambiare, anche perché credo che utilizzare sempre le stesse composizioni chimiche sulla pelle può dare origine a reazioni allergiche, eccetera. Invece, cambiandole più spesso, nella mia teoria mentale, vado a correre meno rischi. A parte questo, però, ottima questa confezione di Dash che ho pagato sui circa 6,50 € in un negozio, due da 23 lavaggi, quindi sono 46 lavaggi di Dash. Questo lo utilizzo soprattutto quando vado a fare un pieno carico. Con il Dash mi trovo bene.
Che cacchio era? Con il dash mi trovo bene e all'interno della mia lavatrice, non so se nella vostra c'è la funzione aggiungi acqua, acqua plus, dove vado a mettere ancora più acqua durante il lavaggio, così si va a sciacquare meglio il tutto. Ma andiamo avanti perché non ci interessa. Comunque ho preso Ace Gentile e dash. E sempre perché ci vedo doppio, oggi ho voluto prendere, non ho mai preso, anzi fatemi sapere se voi l'avete mai preso, questo qui, Shoot. È uno smacchiatore, lo scioglimacchia, attacca, penetra e rimuove le macchie dal bucato. Sono curiosissimo di andarlo a provare. Questo prima del lavaggio, versate il prodotto direttamente sulle macchie, lasciate agire il prodotto per un minuto, poi procedete con il lavaggio a mano o in lavatrice. Tanti, ho preso nella mia vita tanti smacchiatori che non mi hanno proprio mai entusiasmato e quindi questo mi mancava e l'ho voluto prendere perché era in offerta. Poi ho preso ancora, ci sono parecchi prodotti, ho preso questo qui che è un pacco di fazzoletti Corona, con la marca Corona, come già avete visto in vari prodotti terminati, non mi sono trovato benissimo, però questi erano tovaglioli monovelo a 79 centesimi, ho detto vabbè li prendo, comunque buttiamo tutto per là. Poi ho preso anche della Nives, sempre tovaglioli, questi sono maxi formato, palco scorta della Nives, questo 69 centesimi, super conveniente, sempre monovelo, non sono chissà che cosa, ma io i fazzoletti, i tovaglioli eccetera eccetera li consumo, questi di carta proprio via, vanno via come il pane, quindi assolutamente sempre a poco prezzo, a meno che non li alterno con quelli di Tiger per occasioni un po' particolari, oppure semplicemente quando ho voglia prendo quelli di Ikea un po' più spessi, perché di solito quando ci sono questi qua monovelo sono una rottura, perché vi andate un attimino a pulire, già dovete buttare il tovagliolo, perché se vi dovete pulire per il passo successivo quello là già è fatto fuori, perché i monovelo sono così, però costano poco e quindi li prendo spesso. E sempre per mantenerci nel regno dei detersivi classici, ho voluto prendere, sempre consultandomi con Marco, perché mi ha consigliato poi anche un altro prodotto che ancora non ho aperto perché mi è arrivato adesso da Amazon, questo Dixan, questo nuovo Dixan, credo che l'avete già preso anche voi, tecnologia pulito profondo. Questo lo utilizzerò sicuramente pure per i bianchi, come diceva lui il profumo è molto bello, vediamo un attimino, effettivamente sì, sa molto di detersivo e mi piace l'odore sicuramente. Anche qui mi raccomando, guardate sempre in base al tipo di chili, 6-8 chili mettete un certo numero di ml, la durezza dell'acqua, dolce, media e dura, insomma andate a notare tutte queste cose qui, sia per il lavaggio a mano che in lavatrice, tutta questa etichetta qui va sempre letta correttamente, perché poi dice vabbè ma non mi sono trovato bene col Dixan, col Dash, con Albagelli eccetera eccetera, magari perché avete sbagliato il dosaggio. Tanto è vero che nella scrittina qui sopra c'è scritto appunto dosa correttamente con un bel punto esclamativo. Le aziende vi mettono sempre al corrente di come dovreste, tra virgolette, utilizzare i detergenti, quindi fatelo nel modo corretto prima di giudicare un prodotto, anche se questi io li alterno sempre all'alba gel ecologico, all'olio di cocco, quindi questi li utilizzerò soprattutto, che ne so, per il tappeto in cucina che ha macchie un po' più ostinate, quindi mi serve un detersivo tipo il Dash molto più forte, però di solito io i miei panni soprattutto quelli a contatto con la pelle cerco di andarli a lavare con meno detersivo, un po' più di Ace Gentile, oppure li alterno con i classici detersivi che utilizzo io, che sono quelli ecologici tipo l'Alba Gel. Ho preso anche questo qui della sempre 19 lavaggi della Dixan, questo è multicolor per alcuni panni un po' più colorati, per quando vado a fare tutta una miscellania di panni, questo mi piace, questo della Dixan in particolare, tutti e due, perché possono essere utilizzati da 20 gradi a 60 gradi. Io per alcuni panni infatti faccio la lavatrice a freddo. Perché faccio la lavatrice a freddo a volte, a parte i bianchi e le lenzuola, di solito lo faccio perché aggiungo anche Ace Gentile, non c'è sempre bisogno di andare a mettere il lavaggio ad alte temperature, perché un igienizzante tipo Ace Gentile o Napisan eccetera fanno già il loro compito antibatterico. Ma andiamo avanti veloce, altrimenti non ce la si fa.
Poi ho preso anche questo, mi ha cattivato moltissimo questo ammorbidente perché era in offerta, questo in un negozio, non mi ricordo che negozio era perché ho preso un po' random sparse queste cose qui. Allora, l'unica cosa che non mi piace di questi qui, che se non avete il flacone di riferimento, quello con il tappo, dovete andare a staccare questo qui, il tappo questo qui, che ovviamente è sigillato in maniera ermetica, e quindi se non avete il flacone di riferimento, quello che potete andare ad aprire normalmente come un detersivo, non potete andare a sentire l'odore. C'era la confezione nera e questa rossa, io ho scelto questa rossa ma non mi piace affatto. Ecco, vedete l'inconveniente. Spero che utilizzandolo, non so di che cosa sa, ammorbidente concentrato, questo Deox mi ha fatto, non lo so, non riesco a capirlo. Magari utilizzato sui panni nel lavaggio potrà dare un buon riscontro. Questo è l'ibisco rosso, ha la formula brevettata antiodore tipica di Deox. Voglio andare ad utilizzarlo per le tute, oppure che ne so, anche per le tende, insomma voglio andare a vedere un attimino come profuma e quanto rimane il profumo. Mi sa di argan, però non riesco a capire bene l'odore. Lo aspettavo più forte aprendolo, ma secondo me questo qua dà ottimi risultati nel lavaggio, durante il lavaggio. Come vi dicevo, quindi, abbiamo discusso io e Marco per molto tempo, perché mi fa piacere discutere con voi a livello un po' più tecnico per quanto riguarda i detersivi. Marco se ne intende abbastanza, infatti fa molta scorta di detersivi, sicuramente più di me. Ha il mio stesso vizio di contattare le aziende quando vado ad acquistare qualcosa, quindi anche ad approfondire meglio tutto ciò che è tecnico dietro appunto i detersivi, dietro al tipo di lavaggio, delle composizioni eccetera. Quindi quando ho questi proficui dialoghi con voi per quanto riguarda queste cose, io vado proprio a nozze e mi informo ancora di più. Comunque, intanto stavo aprendo un pacchettino Amazon perché Marco mi ha consigliato, tra i vari, infatti vi lascerò il link sotto nelle info, andate sempre a vedere nell'info box, perché di solito quando mostro dei prodotti nel 90% 80% dei casi vado a mettere il link sotto nell'info box. E proprio Marco, guardando il mio video dei preferiti di dicembre, che magari lascio sopra da qualche parte, mi ha consigliato, e vedendo che io avevo utilizzato il panno di Leda, quello Active Fibre, mi ha consigliato questa linea qui di Leda Professional PVA Micro. Questa qui è una linea professionale, non in vendita nei negozi, da quello che ho capito. Ho preso questo pacchetto consigliato da lui, da 5 panni che ancora devo andare a utilizzare, ma lui mi ha detto che sono fantastici, quindi li utilizzerò, uno per la cucina, uno per il bagno, e voglio andare a vedere come mi trovo. Diciamo che al tatto, adesso è la prima volta che lo apro con voi, al tatto mi sembrano molto simili a quelli della Active Fibre normali, quelli tipo questo qui di Active Fibre, questo che utilizzo per la cucina. Però lui mi ha consigliato questa linea qui perché è molto più efficace. Sono curiosissimo di andarli a provare, anche perché quando avete un ottimo panno la fatica nel pulire è molto ridotta, e nello stesso tempo potete utilizzare meno detergenti o non utilizzarne affatto. Questo pacco intorno ai 13-14 euro a 5 panni, quindi non è neppure un prezzo molto elevato. Molti di voi mi consigliano dei panni assolutamente efficacissimi, sicuramente, però che non acquisto, vi dico la verità, per il prezzo. Tanto tempo fa anche Lisa Marinaci, che saluto perché è la mia influencer preferita, mi consigliò dei panni però che avevano un costo un po' più elevato, e non sempre si ha la possibilità nelle famiglie di prendere questi panni. Magari io da single senza bambini posso anche fare un acquisto del genere, però non sempre lo consiglio, proprio perché giustamente queste spese devono gravare il meno possibile sull'economia familiare. Comunque sono curiosissimo di andare a provare questi e vi farò sapere come saranno. Per quanto riguarda il pulizia casa ho finito, adesso vi faccio vedere invece quello che ho preso da Yves Rocher per la cura della persona. Allora, i prodotti Yves Rocher mi sono stati
consigliati da Davide, che mi segue e che saluto tantissimo. Bagai, ciao. Noi ci sentiamo spesso perché anche lui mi consiglia, diciamo il mio consulente personale di bellezza, mi consiglia prendi questo, prendi quell'altro. E quindi sono andato a fare una spesuccia da, approfittando anche di alcuni sconti, da Yves Rocher. Allora, Yves Rocher la sto scoprendo in questo ultimo periodo e mi sta piacendo molto, perché sulla mia pelle si comporta bene. A volte ci sono quelle marche prestigiose che però sulla vostra pelle non fanno un buon effetto, e molte marche appunto prestigiose sulla mia proprio fanno un pessimissimo effetto. Mi sono trovato benissimo con il bagnoschiuma, anzi pardon, bagno doccia di Yves Rocher. Infatti ho utilizzato quello al monoi, quello alla vaniglia, e adesso, complice gli sconti, perché due di questi li ho pagati circa 6 euro 7 euro, sono andato a prendere questi due che mi sono stati consigliati sempre da Davide. Uno è fragole, no, è lampone, scusate, perché fragole non le fanno più, se no lui dice sempre la stessa cosa. Lampone e menta, e quest'altro invece è mango e coriandolo, credo di sì. Comunque questi due mi sono piaciuti tanto per l'odore e nello stesso tempo anche per la composizione, come lasciano proprio la pelle dopo il lavaggio. Certo, l'odore non vi rimane per anni, per mesi, per giorni come quelli di Lush, per intenderci, però sono molto delicati e con la mia pelle stanno dando veramente ottimi risultati. Gli ingredienti sono naturali, possono essere sempre perfezionabili, sicuramente c'è tanto ancora da migliorare, però devo dirvi la verità, per un rapporto qualità prezzo accettabile io li consiglio questi prodotti qui. È proprio perché è arrivata l'ora di andare a levare un po' tutte le tossine che abbiamo accumulato, soprattutto io, durante questi bagordi natalizi che si sono prolungati fino a gennaio. Ho riscontrato, facendo una cattiva alimentazione, la pelle peggiorata. Io di solito non ho mai avuto problemi di pelle particolari, però quando mangio molte schifezze ad oltranza, non ci sta niente da fare, pori dilatati, pori più sporchi della pelle, sebo, insomma non una pelle spenta. E quindi, per andare a ovviare anche questo, ovviamente sempre bevendo un po' in più e facendo un cambio di alimentazione, quello è la base assolutamente per la vostra pelle, però per andarla a detergere ho voluto prendere questo qui. In realtà ero andato per acquistare della stessa linea una maschera che non ho trovato, e ho preso questo qui che è un gel detergente 3 in 1 con acido salicilico. Allora, l'acido salicilico in qualche modo va a depurare, a pulire un po' meglio la pelle, e quel è il principio che dovrebbe esserci anche nell'aspirina in realtà. Ecco perché si fanno a volte degli impacchi con acqua e aspirina che vedete spesso su internet. Quindi questo qui è un detergente scrub, ha dei microgranuli all'interno ed è molto molto ricco anche di aloe, per darvi a fine lavaggio una sensazione di idratazione profonda. E quindi questo qua credo che è una cosa che fa per me, anche perché io utilizzo spessissimo l'aloe per il mio viso. Non sono una persona che mette molte creme, le mette sempre eccetera, dopo la detersione non vado sempre a mettere crema, però di sicuro metto più spesso l'aloe pura, tipo il 98%. Nella stessa linea, per andare a chiudere un po' i pori, per andare un po' a purificare alla fine del lavaggio dello scrub, ho preso anche questo qui, che dovrebbe essere un simil tonico, una lozione purificante, sempre con acido salicilico di origine vegetale. Questo qui, sempre della linea Sebo Vegetal Pur, che io consiglio soprattutto agli adolescenti, anche per questo l'ho preso, perché almeno prolungo l'adolescenza. E infine, sempre della stessa linea, ho preso anche questo trattamento idratante anti imperfezioni. Questo qui dovrebbe essere una specie di crema da mettere. Questo qua opacizza per 8 ore, restringe i pori, riduce le imperfezioni, i punti neri attenua, i segni residui. Quindi questo qui è la fase tra virgolette di completamento, una volta che avete fatto il vostro lavaggio, scusatemi, è questo qui il lavaggio e detersione con lo scrub mattina e sera di quei prodotti precedenti. Però, per alternare sempre lo scrub, e visto che era anche il momento di ricevere il regalo in omaggio dopo un tot di acquisti, perché io ho fatto la tessera, ho voluto prendere anche questo gel idratante. Questo qua già l'ho acquistato una volta e mi sono trovato benissimo, e lo alternerò
utilizzerò. Tipo, che ne so, la sera magari utilizzo qualche volta questo, a volte quest'altro. Io penso che siano molto molto validi, questo di sicuro ve lo consiglio perché è molto molto leggero. E questi prodotti qua, ho notato, non mi lasciano mai la pelle molto aggredita, quindi ve li consiglio perché vi lasciano la pelle anche molto idratata, in quanto all'interno hanno un discreto, almeno per questi, hanno un discreto contenuto di aloe. E proprio perché l'aloe a casa mia non deve mai mancare, ho acquistato, a parte non dai Verochet, questo qui che io utilizzo sempre, che vi consiglio sempre di tenere in casa anche se avete bambini. Ha il 98% di aloe vera biologica, formula multiattiva effetto fresco, questa dopo la rasatura, dopo la depilazione, l'arrossamento al sole. Insomma, per tanti tantissimi motivi io vi consiglio sempre di utilizzarla e di tenerla in casa, anche per aggiungerla un po' alla vostra crema idratante, per andare a potenziare appunto l'effetto idratante più fresco. Durante l'estate, se non vi va di mettere le classiche creme idratanti, potete utilizzarle sempre. Se vi sta finendo per esempio la crema, potete andarla a miscelare con un po' di aloe e quindi fate una crema un po' più leggera con dell'aloe all'interno, è sicuramente più fresca ed idratante. Ma per l'estate ci vorrà tempo, aspettiamo che finisce questo lungo inverno. Avremo panni da lavare? Certamente. Avremo detersivi con cui farlo? Certamente. E poi dopo ci puliremo bene bene il viso per sorridervi sempre e mandarvi un grande grandissimo abbraccio e un arrivederci al prossimo video. Mi raccomando che se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi e attivate anche la campanella, così siete tranquilli e quando pubblico un video, che di solito dovrebbe essere il giovedì e la domenica, voi siete sempre avvertiti. Ci vediamo alla prossima e mi raccomando, igienizzatevi.